Buonasera a tutti dal vostro grande e grandissimo Capitan Napoli. È appena terminato il posticipo della 12ª giornata tra Genoa e Napoli ed è terminata con la vittoria del Napoli 2-1 fuori casa col Genoa. Dopo il vantaggio di Comme al 20esimo del primo tempo su un cross su disattenzione gravissima difensiva di Zai, che Comme da solo di testa e completamente indisturbato porta il vantaggio. Il Napoli prima aveva preso un clamoroso palo prima del pari, del vantaggio del Genoa con Insigne. Il Napoli non mi è piaciuto molto nel primo, nel secondo tempo cambi decisivi, Mertens per Milik e Fabian Ruiz, grandissimo secondo tempo quando è entrato di Fabio di Zelischi. Comunque nel primo tempo c'è stata una miracolosa parata di Rado, botta sicura su Milik, quindi il primo tempo Genoa immeritatamente in vantaggio, l'unica palla gol l'ha sfruttata. La partita piove tantissimo, dopo 13 minuti del secondo tempo viene sospesa per impraticabilità del campo, piove tantissimo. Poi finalmente, quando si riprende, dopo circa il 67esimo, bellissimo pareggio del Napoli dentro l'area, bellissima palla dentro l'area, di scarico per Dries Mertens, tira, giro, bellissimo di Fabian Ruiz che deposta la palla raso terra sul secondo palo e arriva il pareggio del Napoli. Il campo è praticamente impraticabile, il Napoli non può sfruttare tutte le sue straordinarie doti tecnico-tattiche, perché quando riparte in contropiede la palla si ferma in mezzo alle pozzanghe, sono molto 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 difficili le giocate. Il Napoli attacca, cerca di fare di tutto per cercare di portare in vantaggio Napoli, finalmente all'86esimo su una punizione nettissima a favore del Napoli arriva giustamente il cross dentro l'aria e Biraschi per cercare di anticipare praticamente a botta sicura Mertens, di più il bravissimo Biraschi da Genoa non poteva fare, si fa autogol per cercare di anticipare Mertens che da là avrebbe siglato a botta sicura tre punti importantissimo d'oro di platino per il Napoli, che vince a Genoa all'86esimo, mica come in Champions League, può sempre lui prendere i gol al 93esimo, con terreno di gioco praticamente, un terreno di gioco praticamente impraticabile, perché il pallone praticamente non rimbalzata, a quel punto era molto difficile riuscire a vincere, ma grinta a cuore e determinazione di questa grandissima squadra che tutte le avversità che c'erano di risultato e di terreno e quindi di pioggia è riuscito a ribaltare la partita. Decisivi gli ingressi di Fabian Ruiz per Zelischi, che ultimamente sta giocando male, e di Mertens, imprescindibile appunto per Milik, perché Mertens ha dato il bellissimo passaggio del pareggio di Fabian Ruiz e lo stesso Mertens praticamente ha costretto il giocatore del Genoa a farsi un gol, se no da là lui ha un mezzo metro, neanche 30 centimetri alla linea di porta, avrebbe fatto sicuramente gol. Andiamo alle pagelle. Ospina 6, non ha dovuto fare, ha fatto una buona parata, comunque vediamo di 6,5, 7 con Koulibaly, mi è piaciuto un po' meno delle altre volte, 7 Albiol, Isai 5,5, colpa sua sulla disattenzione sul vantaggio del Genoa nel primo tempo, poi Mario Rui 6, Zelischi 5,5, ha giocato malissimo, Fabian Ruiz 7,5, è stato l'autore del gol del pareggio e mi sembra anche l'autore del cross per il gol del 2-1, Alan 7,5, Amsic purtroppo 6 meno meno anche se il campo era impraticabile, Insigne 5,5, Milik 5,5, Callejon 6 e non posso che non dare un bel voto 7 a Mertens, che comunque ha cambiato la partita, 7,5, ha fatto pareggiare a Fabian Ruiz e praticamente ci ha quasi messo lo zampino sul gol del 2-1, migliore in campo in assoluto sono stati, e Fabian Ruiz, grandissimo giocatore, io quest'estate l'avrei detto sempre forza Napoli. Il Napoli sale a meno 3 dalla Juventus a 28 punti in attesa della Juventus che gioca domani sera l'importantissimo posticipo, il big match tra Milan e Juventus, e domani la partita di ore, delle ore mezzogiorno e mezzo tra Atalanta e Inter.
Un ringraziamento a tutti, vedete anche la bandiera e lo stendardo di Napoli, sempre e comunque Forza Napoli. Era difficile, sì che eravamo alto sotto, che per il campo in pratica, ma siamo riusciti a vincere a Genova contro il Genoa. Sono felicissimo perché sai, si era messo male, perdevamo 1-0, la partita l'avevano anche sospesa, decisivi gli ingressi di Fabio Ruiz e di Mertens che hanno letteralmente girato la squadra come un calzino. Sempre e comunque Forza Napoli, Forza Napoli. Vediamo che succederà domani sera tra Milan e Juve. Per il momento siamo a -3. Sempre Forza Napoli, ciao io.